Gli zombie hanno una qualità non indifferente in qualunque media, sono l'antagonista perfetto. Privi di intelligenza o umanità, non portano chi li elimina a considerare la moralità delle sue azioni, in quanto prodotti da un virus o da eventi mistici incomprensibili, garantiscono di sviluppare attorno a loro un background complesso di qualunque natura ed essendo quasi totalmente privi di cervello, possono facilmente venire inseriti in un titolo con l'intelligenza artificiale di una gallina molto aggressiva, senza provocare le proteste dei giocatori. Vista la loro utilità, i simpatici non morti barcollanti vengono usati come il prezzemolo nei videogiochi, cosa che ormai porta quasi a storcere il naso davanti a un nuovo annuncio di uno zombie game. Negli ultimi anni, però, un titolo spuntato dal nulla di nome Dead Island è riuscito a far parlare non poco di sé, grazie a un trailer dannatamente ben fatto, e ha ottenuto un lodevole successo di pubblico e critica. Il lavoro di Techland non era tuttavia privo di difetti, e non è riuscito a estasiare i videogiocatori nonostante le buone idee. Quindi molti tra i fan del titolo attendevano un'espansione capace di fargli fare quel balzo qualitativo che distingue un buon gioco da un capolavoro. Detto fatto, gli sviluppatori si sono messi al lavoro su Dead Island Riptide, un sequel migliorato che riutilizza gran parte degli elementi del predecessore. L'abbiamo giocato e oggi vi diremo la nostra. Riptide prende il via esattamente da dove avevamo lasciato il nostro gruppo di sfortunati eroi improvvisati, a bordo di un chopper e in fuga dall'ormai infestata isola di Banoi. Atterrati su una porta aerea militare, i protagonisti si ritrovano imprigionati per essere studiati, poiché immuni al virus. Solo un piccolo problema: seppur in grado di combattere l'infezione, i nostri sono pur sempre portatori sani, e involontariamente la piaga si diffonde anche a bordo della nave, che invasa dagli zombie va ad arenarsi sull'isola vicina di Palanai. Lì il gruppo scopre che il virus si è diffuso molto più velocemente del previsto, e che il luogo dove si trovano è infestato ancor peggio di Banoi. Non una bella situazione in cui trovarsi, non c'è che dire. Come facilmente intuibile, la trama non è esattamente una pietra miliare della narrativa videoludica e risulta poco più che un espediente per far avanzare il giocatore nella campagna. C'è però da dire che il lavoro fatto sulla storia è migliore rispetto a quello visto nel capitolo precedente, con un ritmo meglio calcolato delle main quest, una serie di comprimari sopravvissuti direttamente invischiati nelle vicende e persino qualche colpetto di scena qua e là. The whole island's gone to hell. Out of the frying pan into the goddamn fire. Il punto di forza di Dead Island Riptide è il gameplay, che riprende praticamente nella loro totalità gli elementi del gioco originale, limandoli e perfezionandoli. In pratica ci si trova ancora una volta in una locazione molto estesa e quasi completamente esplorabile. Vagando tra le zone sicure è possibile parlare con i sopravvissuti di Palanai e farsi affidare delle quest secondarie, che offrono esperienza aggiuntiva e equipaggiamenti di buona qualità. Non si tratta di un FPS puro, ma di una sorta di action adventure in prima persona, dove le armi da fuoco sono secondarie per gran parte della campagna e gli strumenti di morte principali sono mazze e armi da taglio, che si basano su un sistema piuttosto peculiare. Se armati di un macete, una mazza da baseball o simili, il puntatore segue la traiettoria dell'arma solo parzialmente, rendendo difficile piazzare colpi alla testa, e ogni tipologia di strumento ha caratteristiche uniche con effetti variabili sui corpi dei non morti. Le lame fanno in generale danni più elevati e possono tranciare gli arti dei nemici limitandone il raggio d'attacco o azzoppandoli. Le mazze invece li sbattono spesso e volentieri a terra o allontanano temporaneamente i non morti più massicci. Ogni arma può venire inoltre lanciata, anche se quelle da taglio risultano per ovvie ragioni più indicate. In corpo a corpo, l'equipaggiamento infine si consuma dopo ogni mazzata, caratteristica che costringe saltuariamente a ripararlo su banchi da lavoro sparsi nella mappa, ed è necessario tenere d'occhio una barra della stamina per non rimanere bloccati dopo una serie di colpi. Gli elementi GDR del gioco hanno una notevole importanza, poiché offrono non solo bonus passivi, ma anche tecniche aggiuntive, come la possibilità di eliminare un nemico a terra con un pestone, attaccare in carica o fare danni ad area con un lancio. A questo sviluppo del personaggio, scelto peraltro all'inizio gioco tra i precedenti protagonisti e un nuovo compagno di nome John, va ad unirsi un sistema discretamente complesso di potenziamento delle armi, sempre tramite i banchi da lavoro citati poco sopra. Pimpare una mazza o un coltellaccio è facile, basta trovare dei progetti girovagando per Palanai e utilizzare gli oggetti raccolti nelle varie zone per costruire dei modificatori che vanno a fondersi automaticamente con le armi che meglio li supportano. Con i giusti pezzi si possono creare asce velenose, mazze chiodate, pale infuocate e tutta una serie di altre chicche dotate di effetti elementali variabili. Le bocche da fuoco non sono ad ogni modo escluse totalmente dall'equazione, anzi in Riptide i miglioramenti in questo campo sono evidenti. Mentre in Dead Island pistole, fucili e amici vari venivano trovati solo a fine dell'avventura e risultavano poco efficaci, in Riptide risultano utilizzabili già nella fase introduttiva a bordo della portaerei e ritornano in campo a metà campagna.
Il loro danno sui nemici è limitato, ma si moltiplica sostanzialmente quando si colpiscono gli avversari in testa, cosa che le rende molto più utili rispetto al passato. Sono una serie di meccaniche ben calcolate e soddisfacenti, che rendono il sistema di combattimento di Riptide piuttosto gustoso. Le modifiche sono limitate, ma positive, e brillano ulteriormente quando si osserva la rinnovata varietà dei nemici su Palanai, nettamente maggiore rispetto al gioco base. Il virus responsabile dell'infezione è mutevole, quindi incontrerete bestioni corazzati malentissimi, corridori estremamente rapidi e fastidiosi, zombie normali, zombie tossici e persino non morti lanciagranate dalla distanza. Non mancano neppure boss fight limitate e discretamente impegnative, con la difficoltà che si mantiene passabile grazie ai danni elevati dei nemici e alle orde in mezzo alle quali ci si viene fin troppo spesso a trovare. Elogiati i miglioramenti, è comunque il caso di passare ai lati negativi di Riptide, che purtroppo mantiene più di una magagna. In primo luogo le quest, che seppur meglio ripartite rispetto al passato, sono nel 90% dei casi delle semplici fetch quest ripetitive, e possono facilmente venire a noia poiché si limitano a portare il giocatore in una zona indicata per poi fargli trovare l'oggetto richiesto. Sono state introdotte numerose quest di difesa, che vi vedranno impegnati a respingere un assalto di zombie barricati insieme agli altri sopravvissuti nel quartier generale del momento, ma si tratta pur sempre di combattimenti prolungati leggermente più difficili della media. Per fortuna, come detto all'inizio, il ritmo delle main quest è furbo e porta a un crescendo di nemici sempre più pericolosi e armi in continua evoluzione che diverte e convince. Anche il multiplayer è migliorato in Riptide e ora una disconnessione del proprio partner viene semplicemente indicata da un messaggio, permettendo di continuare con calma le proprie avventure. Molto interessante, un nuovo sistema che indica se un altro giocatore nelle vicinanze e permette di unirsi al volo alla sua partita. Il lavoro di Techland è più godibile in cooperativa, grazie all'intelligente ricalcolo dei livelli di difficoltà degli avversari che permette a giocatori di livello basso di unirsi a cacciatori di zombie già molto potenziati senza grossi sbalzi. Insomma, valutando tutti i fattori, siamo davanti a più un update 1.5 di Dead Island che è un vero seguito, ma almeno i vari elementi sono stati ritoccati con criterio. Il comparto tecnico è forse l'aspetto più deludente dell'opera di Techland. Le ambientazioni convincono, il titolo è fluido e al massimo dettaglio si presenta piuttosto bene, ma i modelli tridimensionali di qualunque personaggio non sia principale lasciano molto a desiderare, così come di livello scarso sono le loro animazioni e i doppiaggi. Non manca poi la solita vagonata di bug visivi, con interpolazioni poligonali continue e varie assurdità legate a ragdoll dei nemici impazzito e altre castronerie. Da questo punto di vista va però elogiata la fisica dei colpi, che impatta a dovere sulle parti del corpo degli zombie e funziona bene il più delle volte. Notevole l'estensione di Palanai, navigabile facilmente con automobili e barche, anche se alcuni QTE legati alla navigazione su fiume possono risultare discretamente fastidiosi. Interessante in chiusura l'implementazione delle condizioni meteorologiche variabili, con piogge torrenziali che partono all'improvviso e zone oscure che limitano la visibilità, costringendoci all'uso della torcia. Ottima la longevità, con una campagna principale estesa e una serie notevole di quest secondarie, per coloro che vorranno affrontarle incuranti della loro tediosa natura. Dead Island Riptide è più un Dead Island 1.5 che un seguito vero e proprio, che mette in tavola poche innovazioni sensibili alla formula originale. Tuttavia, i cambiamenti apportati sono ben calcolati e rendono la nuova opera di Techland più godibile rispetto al predecessore, anche in virtù di una campagna principale il cui ritmo sale verso la fase finale invece di appiattirsi. Se avete amato il primo gioco e ne volete di più, questo è un must have. Se invece siete stanchi di zombie affini e desiderate qualcosa di realmente innovativo, guardate altrove. Chains, spawn life with no curb. Demon child like Hunger Games. Chase a bitch, no escape.